Le danze medievali hanno lasciato poche tracce scritte e se qualche chronicon dell'epoca ne parla, nessuno le descrive. Suoni che vengono da lontano, melodie perdute, diventate una vera moda. Avvolte nel mistero, oggi è quasi impossibile sapere come venivano eseguite. A queste difficoltà vi si aggiunge il problema del deciframento musicale. La notazione musicale si faceva tramite un pentagramma di 4 linee, non 5 come oggi. Il che rende l'interpretazione delle frasi melodiche abbastanza aleatorie. Le fonti per una comprensione della danza in Europa sono perciò limitate e frammentarie. In Italia le prime descrizioni dettagliate della danza risalgono appena al 1450, dopo l'inizio del Rinascimento. Sono diversi i generi che vengono ripresi, spesso vestiti in abiti d'epoca durante le sagre o le quintane. Si tratta di ballate, rondò o danze in cerchio, virelai o controcerchi, carola, una danza in cerchio, danza macabra, estampie, branleu, saltarello, tresca e tarantella. La carola è la forma più documentata, nota già nel XII e nel XIII secolo nell'Europa occidentale, in ambienti di corte e rurali. È costituita da 2 gruppi di danzatori che di solito si tengono le mani formando un cerchio. La coreografia è semplice, un capogruppo conduce la danza e il canto e gli altri che ripetono il ritornello. Nell'alto medioevo la struttura delle danze dei nobili era molto simile a quelle contadine, è però solo nei documenti 300 che sono riportati alcuni termini quali saltarello, trotto, carola, farandola ed estampida. Oggi la ricostruzione di queste danze è lasciata alla fantasia del danzatore, ritmi e figure ripetute e suoni antichi che aprono gli spazi e la mente a un tempo che fu.